Enrico Crispolti. Sì, qui siamo in una mostra di Francesco Sommaini, che è uno degli scultori più importanti in Italia e in Europa nel secondo Novecento, che è però dedicata a un momento molto particolare, a un'esperienza molto particolare della sua lunga vicenda inventiva, plastica. Ed è un momento in cui la sua ricerca, io l'ho conosciuto nel 57, nel 56 anzi, alla Biennale, di conseguenza della Biennale di Venezia, dove aveva due grandi sculture fuori del padiglione italiano. Erano delle sculture nelle quali la sua fase precedente, che era plastica un po' geometrizzante, legata al MAC, al movimento arte concreta, e però aveva già un forte dinamismo interno, diventava un dinamismo molto più espanso e materico, perché erano delle grandi sculture di conglomerato ferrico. Allora, l'anno successivo, nel 57, abbiamo fatto un... Sommaini ha fatto, forse gliel'ho organizzato anch'io, adesso non mi ricordo, una personale a Roma, alla Galleria della Salita. Io ho scritto un testo dove sottolineavo questo carattere espansivo della scultura di Sommaini, cioè era come una scultura che voleva coinvolgere quello che gli stava intorno e non che si chiudeva invece sull'oggetto plastico. Ecco, questa è un po' l'origine di una vicenda che poi è passata nella fine degli anni 50, inizio 60, per alcuni anni intensissimi, che hanno corrisposto poi alla fortuna internazionale di Sommaini, perché ha vinto allora un premio alla Biennale di San Paolo del Brasile, proprio per la scultura, di un questo dinamismo è diventato materico, quasi cosmogonico, molto, cioè un senso di energia universale che sopravviveva a queste sculture materiche. Poi, lungo gli anni 60, questo materismo invece si è come placato al di dentro della ricerca di una dimensione invece di simbolismo che giustificasse, cioè come se da una sorta di cosmogonia di materia primaria si arrivasse a una caratterizzazione quasi corporea, cioè cominciava, c'era quasi degli elementi che tendevano a una forza quasi simbologica attraverso il recupero della dimensione corporea umana. Ecco, questa vicenda, che va lungo gli anni 60, a un certo momento ha cominciato a distinguersi. Qui si vede bene, perché sono le sculture che sono il precedente immediato, cioè il precedente, diciamo, determinante dei fotomontaggi, che sono poi i protagonisti, in qualche modo riferiti a New York, della mostra, e danno anche il titolo alla mostra, che è dunque un episodio della lunga vicenda di Sommaini. In queste sculture, a un certo momento, questo elemento organico, che era l'intervento plastico forte, simbolico, espressionista, organico, si contrapponeva con delle zone invece, cioè emergeva al di dentro di un contesto quasi geometrizzante, di parallelepipedi, quindi neutro, estraneo. Questo è il grande tema che poi si trova nei disegni del libro che sostengono la tesi Urgenza nella città, del libro che abbiamo pubblicato insieme, scritto insieme nel 72, dove Sommaini parla del destino della scultura come confronto continuo con la dimensione urbana, quindi non più lo scultore che fa il suo oggetto plastico nello studio e poi passa al collezionista, al museo, no, la scultura che entra
prepotentemente con un compito preciso nel contesto urbano, attuale, moderno, che è caratterizzato come nella riflessione di diversi sociologi, poi sul catalogo ti trovo anche un riferimento preciso ai testi, i sociologi, soprattutto tedeschi ma anche nordamericani, che hanno criticato la città di massa, che ha perso il senso della memoria, dei luoghi, dei punti di riferimento, della capacità emotiva, della capacità di associazione, cioè qua nei punti la città che aggrega, la città amorfa, tutta uguale, perché basata su un'architettura industriale, che ha perso ogni capacità semantica, era quello che Sommaini pensava di contrastare con i suoi interventi plastici, e urgenza della città voleva dire che questo contrasto doveva essere urgente, non era un destino, era un'urgenza attuale. Allora, dopo, mentre diciamo questo discorso era esemplificato non solo nel testo che ho scritto io, dopo tutte le conversazioni con lui e la storicizzazione che ho fatto di quella posizione, nei disegni che erano nel libro, dove c'è una specie di adombramento di New York come tipica città della metropoli di massa. Invece, dopo, lui, attraverso delle fotografie scattate a New York nei suoi vari viaggi, perché aveva una galleria che aveva rappresentato New York, aveva fatto dei monumenti su committenze americane in varie città, quindi c'era stato tante volte, e aveva caratterizzato, diciamo, questo suo bersaglio della contestazione attraverso la scultura di questa contemplazione d'urgenza in New York. E lì, e così sono nati i fotomontaggi, dopo il libro, verso metà degli anni 70, insomma, 74, 75, 73, così. E sono fatti, nascono dalle fotografie del contesto urbano di New York, fatte dallo stesso Sommaini, e dalle fotografie di alcune sue sculture che ha utilizzato a contrasto di questo contesto urbano. Questi sono i fotomontaggi. E i fotomontaggi qui sono i fotomontaggi di New York, che danno il titolo della mostra. Poi lui ha fatto altri fotomontaggi relativi a dei concorsi fatti per la Germania, per Duisburg e Düsseldorf, che poi ha esposto nella sua sala alla Biennale del 78 che avevo organizzato io, Biennale di Venezia, e lì però c'è anche una tecnica, diciamo, una immaginazione plastica diversa, perché qui sono due sculture, queste che si vedono qua dietro, questi antropomorfi, questi facili sassoni in forma umana, poi ha cominciato a farli rotolare e lasciando una traccia sulla creta, lasciano una traccia, quindi la scultura è diventata la matrice, l'antropomorfite e la traccia, e i progetti di Duisburg e Düsseldorf sono su quel registro, quindi un passo avanti, sempre fatto con i fotomontaggi, però questo è il dopo New York.